Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Questo oggi è un video molto particolare, infatti andremo a vedere un kit di pesi da palestra, da bodybuilding. Questo è un kit complessivo di 20 kg che è distribuito su entrambe le braccia. Poi vabbè, è espansibile, ma dopo andremo a vedere tutto il resto. Detto ciò, anche io diventerò Danny Lazzarin. Sì. Vabbè, andiamo ad unboxare questo kit molto economico per iniziare a fare un po' di pesi. Prima di lasciarti il video, lascia like e iscriviti al canale. Vai con l'unboxing. Ebbene, andiamo subito ad unboxare e a vedere cosa c'è all'interno di questo kit. Come già vi ho annunciato, è un kit complessivo 20 kg, cioè la somma di tutti i pesi, il bilanciere è 20 kg. Naturalmente poi è divisa per bilanciere, in questo caso sono due, quindi sarà massimo su un bilanciere 10 kg e sull'altro 10. La dimensione della valigetta è praticamente quella degli abitatori e dei trapani delle loro valigette, è assolutamente quella. Il peso complessivo sono 20 kg. Cioè, ci devono scrivere, prima che arrivi a casa già hai fatto il 50% del tuo allenamento, perché è difficile portarla con due mani, l'ho portata con un braccio solo. Immaginatevi la scena, che la macchina abbiamo dovuto parcheggiare a 2 km di distanza perché era pieno di gente. Immaginatemi io che vado in giro con una spalla bassa così, perché 20 kg comunque non è la mia portanza naturale. Immaginatevi che cammino per strada così, che sono arrivata alla macchina, ho lasciato la valigetta e praticamente stavo così. Va bene. Detto ciò, andiamo ad aprirla. Comunque è realizzata molto bene, eh? Bla bla bla. L'apriamo e se non si sposta il tavolo, cosa che sta succedendo? Adesso vi faccio un'inquadratura e vi faccio vedere come si presenta. Allora, partiamo dai bilancieri. Passatemi tutti i termini perché non ci capisco assolutamente niente di palestra e mi sto avvicinando a questa cosa proprio da oggi che ho acquistato questo kit. Sono ben imballati e questi qui, mi sono documentato naturalmente, pesano 1 kg. Quindi se uno proprio sta alle prime armi, non è il mio caso, cioè comunque 1 kg lo sollevi, comunque si può iniziare anche sollevando solamente il bilanciere che pesa 1 kg. E ne abbiamo, come ho detto, due. E qui abbiamo i fermapesi che andiamo a vedere dopo. Qui troviamo tutti i vari pesi imballati a partire da quelli da 1 kg. Che a quanto pare, secondo i miei calcoli, ne abbiamo 4 per bilanciere. Ecco il primo e adesso li tiriamo tutti fuori. Ok, quelli sono i primi quattro, ve li faccio anche un attimo vedere da vicino. Eccoli qua, la marca comunque è quella della Decathlon, vedo se riesco a lasciarvi tutto nella descrizione. Sono da 1 kg, ma è scritto anche in libro, in questo caso a noi non ci serve. E sono semplicissimi. Come ho detto, secondo i miei calcoli ce ne sono 4 per bilanciere, lì ne ho già presi 4. Comunque, come potete vedere, sono anche studiati bene nella confezione, che poi comunque sono anche, tra virgolette, trasportabili, tra virgolette, per me. Poi per voi, se avete i super bracci, non avete nessun problema. 3, 4, questo va di qua. Ah, ok, credo siano qua sotto gli altri due, giusto? Ah, sì, quindi abbiamo, come ho detto, 4 da 1 kg per un bilanciere e 4 da 1 kg per l'altro. E poi infine, ah ecco, devo farlo bene anche prima questa cosa qua. Infine ci abbiamo ben, allora, abbiamo anche qui 4 dischi, ma stavolta da 2 kg, che andranno 2 dischi per un bilanciere, che metto qua, e 2 per l'altro. Quindi prendiamo il primo bilanciere, adesso praticamente li completo come sarebbero a piena portanza. Sicuramente non sarà il mio caso iniziare in questo modo, ma partirò semplicemente da 3 kg per bilanciere, se non 4. Ora devo vedere un attimo, perché non lo so neanche io a dire la verità. Quindi dobbiamo mettere semplicemente 2 di qua, di quelli da 1 kg, e 2 di là. In questo caso così sono i bilancieri completi. Abbiamo 4 da 1 kg, quindi sono 4 kg più questi da 2 kg, sono altri 4 kg, totale quindi sono
8 kg più il bilanciere. Questi sono i fermi per i pesi. Eccoli qua, che rispetto a quelli che avevo visto tempo fa, ma sicuramente erano vecchi, di un mio amico, praticamente lui aveva i classici agganci qui in ferro. Questi sono in gomma e hanno questo piccolo sistema in gomma che è antiscivolo e basta semplicemente fare così. Comunque molto semplice, non è che ci vuole una scienza per sta roba qua, era solo per farvi vedere il contenuto. Ed ecco i due bilancieri con tutto quello che ci offre il kit, come si presentano. Il peso complessivo di ognuno sono 10 kg, in totale 20 kg. Naturalmente più avanti si possono comprare altri, aggiungerli a piacimento, cosa positiva, anche se prima che arrivo a sollevare 10 kg per braccio ci vuole un po', ci vorrà boh, bel po'. Detto ciò, penso sia la soluzione migliore per chi vuole iniziare a comunque rafforzare la muscolatura, non è proprio bodybuilding. Che mi guardi e mi dici bodybuilding? Io so bodybuilding. Credo sia la soluzione migliore, comunque 35 € piuttosto che comprare quelli singoli che costano un boato, che poi più avanti, ma molto più avanti, possono essere aggiunti dei dischi e dei pesi, però voglio a te, per me. Poi comunque si possono comprare e aggiungere. Detto ciò, se questo non mi va per terra mi spacca le mattonelle, quindi lo mettiamo così. Ah, oltretutto mi sono dimenticato di farvi vedere questo coso qua. Ci danno questo piccolo bigliettino proprio sprecati, però sopra ci sono, ora ve lo faccio vedere, alcuni esercizi da fare. Ecco qua, praticamente abbiamo anche delle numerazioni, cioè praticamente ci dice di fare come primo esercizio questo qua, comunque sempre sdraiati a terra, classici esercizi, anche qua dietro. Per questo video è tutto, mi vado ad allenare, ho sempre desiderato fare questa battuta qua. Ciao! Vabbè, io inizierei da 1, 2, 3, 4, più il coso 2, 6 kg. Leviamone altri due.